Ciao a tutti da Vittorio. La Lazio ha, possiamo dire, fatto un buon mercato. Nessuno si aspettava che la Lazio operasse così tanto e così velocemente. Siamo al 1° d'agosto, oggi ci sono state le visite mediche di Vesino, l'ennesimo acquisto, il settimo acquisto di questa stagione. Un altro acquisto intelligente, secondo me, un acquisto interessante, per cui veramente lamentarsi del calciomercato della Lazio è difficile. Nessuno si aspettava, onestamente, almeno io non mi aspettavo un calciomercato del genere. Ero molto preoccupato per quest'estate della Lazio. Se andate a vedere i miei video di maggio, lo potete avere conferme. E invece devo dire che la Lazio ha operato bene, ha operato direi in modo soddisfacente. Però, secondo me, e parliamo del centrocampo, c'è qualcosa che secondo me manca. L'abbiamo visto nelle ultime due amichevoli. La Lazio è partita con la coppia titolare a centrocampo Basic-Milinkovic-Savic. Due giocatori, secondo me, validi. Basic quest'estate è partito molto bene, Milinkovic-Savic è Milinkovic-Savic. Per me, però, giocando così, soprattutto con Cataldi dietro, a questo centrocampo manca geometria. A questo centrocampo manca un regista che faccia girare bene la palla. Manca un giocatore alla Luis Alberto che fa girare palla, che innesca gli attaccanti. Tant'è che nel primo tempo Ciro Immobile ha avuto pochissime occasioni da gol. Tolto il rigore, Immobile non è stato sfruttato bene. Io non credo che a questo punto Luis Alberto uscirà perché il Siviglia ha cambiato strategia. Mi sembra che il Siviglia sta andando su altri obiettivi. Potrebbe provare a prendere Luis Alberto, ma a fine mercato, e in quel momento la Lazio sarebbe in grande difficoltà per sostituirlo. Secondo me manca un vice Luis Alberto. Perché Toma Basic è un giocatore che a me piace tanto, ma io lo vedo più come sostituto di Milinkovic-Savic. Toma Basic ha molte caratteristiche simili a il sergente. Adesso, sergente al momento è di un'altra categoria, magari Basic ci arriverà fra un paio di anni, però Basic è fisicamente forte come Milinkovic-Savic. È uno che si inserisce, l'abbiamo visto, gli piace andare palla al piede ed è bravo negli inserimenti da dietro. Abbiamo visto anche in questa amichevole un paio di gol. Però non è quello che fa girare la squadra come fa Luis Alberto. Non è quello che inventa gli assist, crea i passaggi, crea le linee di passaggio come fa Luis Alberto. E per me neanche Vesino è quel giocatore. Vesino è quel giocatore di esperienza che ti può essere utile anche come play davanti alla difesa, ma non è il regista che ti serve per far girare la squadra quando non c'è Luis Alberto. Ecco, in un campionato molto intenso come sarà soprattutto la prima parte di stagione, io credo che la Lazio debba cercare di andare a prendere un regista, uno che possa sostituire Luis Alberto. Sappiamo che la Lazio vorrebbe andare a prendere Ilic. Ecco, secondo me Ilic non è la soluzione adatta per sostituire Luis Alberto. È un altro giocatore dinamico, è un giocatore che ti può ricoprire più ruoli come Vesino. Ma secondo me non è quello che riesce a regalarti il passaggio filtrante o l'assist vincente. E l'abbiamo visto anche nel contro Qatar, che non è il Real Madrid, che nel primo tempo la Lazio ha fatto fatica a girare palla, nel secondo tempo la Lazio ha creato molto di più. Poi non ha segnato ed è un altro problema, ma sicuramente con Luis Alberto in campo la Lazio ha creato molto di più, perché lo spagnolo fa girare palla. E per assurdo, al momento, per me Luis Alberto, quando gioca, quando vuole giocare, è un giocatore importantissimo per la Lazio, un giocatore che in rosa la Lazio non ha alternative. Potrebbe giocare Marcos Antonio là al posto di Luis Alberto, però stiamo vedendo che il brasiliano sta giocando in un'altra posizione, per cui io credo che Luis Alberto per questa squadra è troppo importante. E bisogna trovare un'alternativa perché, ripeto, quest'anno il campionato sarà molto intenso, la stagione sarà molto intensa. Non si può pensare di giocare solo con Luis Alberto, altrimenti bisogna cambiare idea di gioco. Perché con Basic e Milinkovic-Savic acquisti sicuramente fisicità, che è stato uno dei problemi della Lazio dello scorso anno, ma perdi in geometria. A quel punto devi trovare soluzioni alternative, spingere con i terzini, cosa che non abbiamo visto moltissimo col Qatar. In quel caso la Lazio non deve andare per vie centrali, ma deve sfruttare le fasce, sfruttare Lazar e Marusic, che secondo me saranno i titolari, e le sovrapposizioni, il talento di Felipe Anderson da una parte e Pedro Ozzaccagni dall'altra. Questa è la soluzione che la Lazio deve attuare senza Luis Alberto. Sono soluzioni differenti e anche lì poi bisogna essere bravi dalle fasce a cercare Ciro Immobile, che deve essere il nostro termine, deve essere il nostro finalizzatore. Però
Io dico, se si potesse fare un altro sforzo, cercare un vice Luis Alberto, uno che fa girare la palla in modo veloce e rapido per cercare direttamente la punta, un po' come si faceva col calcio di Inzaghi, secondo me sarebbe una soluzione interessante ed è quello che sta mancando alla Lazio in questi amichevoli. Ripeto, se andiamo a vedere primo tempo della partita contro Qatar e del primo tempo della partita contro Genoa, vediamo che la Lazio ha creato pochissimo, è stato solo l'estro di Milinkovic-Savic a imbeccare Ciro Immobile, senza la Lazio ha fatto molta fatica, per questo al momento Luis Alberto è fondamentale e non abbiamo nessuno in rosa che può sostituire il mago. Questo ovviamente è il mio giudizio, qual è il tuo? Scrivimi nei commenti qua sotto e se ti è piaciuto il video metti mi piace, ciao.